Nei prossimi giorni vi annuncerò una bella novità che riguarderà proprio la prossima settimana, esattamente mercoledì prossimo, ma non ve lo dico oggi, magari domani. Oggi vi ricordo semplicemente che è venerdì ed è il 9 di settembre 2011 e il canale Evolutore vi propone il solito giochino che andrà a concludersi il giorno 21 settembre. Quindi il 22 comunicheremo il vincitore barra vincitrice. Come partecipare a questo giochino? Ma è di una semplicità estrema. Basta scrivere a evolutore@gmail.com, inviarci una frase carina, in voi direte in che senso carina? Un complimento, una frase d'amore? No, una bella frase, risolutiva. Ma in che senso risolutiva? Una bella frase sulla vostra vita, su come risolvete i problemi, una bella frase filosofica, un bel pensiero. Ciò vi darà l'opportunità di vincere una copia del libro Come evolversi senza invecchiare, scritto dal sottoscritto, che io l'ho scritto, Francesco Bonomi. Vedete come ci vuole poco a vincerlo? Oppure, se qualcuno non sa esprimersi, se qualcuno non ha propositi buoni, non ha obiettivi personali, si sente proprio vuoto, anche per loro esiste questa possibilità. Magari poi leggendo il libro cambia rotta e gli viene voglia di evolversi. E come facciamo a dare questa possibilità a questo tipo di persone? Semplicissimo, questo tipo di persone potrà semplicemente fare un verso e allegarlo alla mail, imitare un animale, un oggetto, un rumore di una macchina, di un camion. Il verso o il rumore più originale verrà premiato. Quindi, se ci arriveranno delle belle frasi, premieremo una bella frase, se ci arriverà, no, dei bei rumori, premieremo un bel rumore. Se ci arriveranno entrambi, faremo lo sforzo di premiare entrambi e vuol dire che si regaleranno due copie di Come evolversi senza invecchiare. Ma Come evolversi senza invecchiare è anche un libro che, oltre a poterlo vincere così facilmente, lo potete anche trovare online all'indirizzo www.lampidistampa.it, lo potete acquistare online, costa 9 euro. Oppure lo potete ordinare alla vostra libreria di fiducia, però essendo un print on demand, cosa vuol dire print on demand? Vuol dire che si stampa su richiesta, non ha magazzino, non ha giacenza, dovrete aspettare qualche giorno che appunto la vostra libreria faccia l'ordine e venga stampato. Quindi avete queste due possibilità di acquistarlo e una terza di vincerlo. Se per esempio arriva una frase carina, un pensiero carino, tipo per il 2011 voglio ricercare in me nuove cose, per il 2011 voglio aiutare determinate persone, oppure che ne so, voglio cambiare, o una poesia riguardante il sole, la natura, qualcosa di carino, qualcosa di vostro, personale però, non mandate poesie d'altri o frasi d'altri perché vengono direttamente cestinate, qualcosa di creativo, vogliamo che diventiate creativi. Quindi sia il verso sia la vostra creatività verranno premiati, anche perché il verso, fare un verso non è così facile, è anche quella creatività. Quindi per oggi direi che è tutto, andava ricordato questo giochettino al quale è molto facile partecipare. Basta scrivere a evolutore@gmail.com, vale la pena provare, o potete anche scrivere tranquillamente, ma io non so cosa scrivere, non so cosa fare, va bene che magari non vincete, però si sa mai, potrebbe essere effettivamente anche la cosa più originale, mai dire mai, bisogna sempre provare, sempre provare, sempre avanti tutta. Perché chi non risica non rosica, diceva un vecchio proverbio, giustamente se tu non provi non saprai mai se ce l'avrai fatta o meno. Ecco,
questa in definitiva è la situazione. Domani spero di comunicarvi la lieta novità che dovrebbe realizzarsi, anzi si realizza la prossima settimana sicuramente, ma sto ancora aspettando l'ufficializzazione, quindi ve la comunico domani. Per oggi è tutto, buon venerdì a tutti, mi raccomando, cercate di progettare un weekend bello, interessante e non noioso.